Quando io ho detto revocheremo la concessione ai Benetton e abbiamo fatto la rivoluzione nel decreto Genova perché abbiamo ribaltato completamente le cose, ovviamente io sono diventato il primo e principale bersaglio di questo sistema di potere. La paura di perdere questi ricordi, di non poterli ricostruire, ha fatto sì che ho iniziato a scrivere per me, per tenere una storia di vita. E più passava il tempo, però, più ho notato che c'erano dei collegamenti con i dossier che avevo utilizzato, che avevo lavorato. Benetton, Ponte Morandi, manutenzione, tantissime cose erano passate da quel ministero proprio in quell'anno. E quindi ho detto, secondo me questa è una testimonianza che può far bene, a far capire prima di tutto che in politica ci sono anche persone per bene, che sanno di andare contro un sistema e che sanno che andando contro un sistema ti fai molto male. Ma io una cosa che ho ripetuto da ministro e per la quale sono stato attaccato in maniera forsennata era queste testuali parole. La più grande opera necessaria per l'Italia è la manutenzione dell'esistente. Lo dicevo soprattutto in collegamento col TAV, perché in quel periodo sembrava che il TAV fosse l'opera futuristica unica necessaria per lo sviluppo del paese di qui a 50 anni. Lo sapevamo che non era così perché io facevo un sacco di sopralluoghi, li facevo sulle strade statali, strade regionali, provinciali, ferrovie e vedevo che la manutenzione era al palo e quindi dicevamo quei 5 miliardi li utilizziamoli per quest'altro. Applicare questo schema qua a tutte le opere esistenti significa non solo mettere in sicurezza, evitare il rischio di incidente, ma anche creare un sacco di lavoro. Se tu fai un sacco di opere diffuse, invece crei tantissimo lavoro per tantissime imprese su tutto il territorio nazionale ed è la conferma purtroppo anche quella dei fatti di recenti. Io penso che uno dei motivi per cui non sono stato confermato è perché sono andato contro un sistema laddove c'è un colosso industriale, in questo caso il concessionario, che guadagna miliardi, non milioni, miliardi di euro l'anno, utilizzando in questo caso un bene pubblico costruito con i soldi dei contribuenti. Quando io ho detto revocheremo la concessione ai Benetton e abbiamo fatto la rivoluzione nel decreto Genova perché abbiamo ribaltato completamente le cose, ovviamente io sono diventato il primo e principale bersaglio di questo sistema di potere. Quel nuovo ponte di Genova è stato costruito esclusivamente perché abbiamo scritto un signor decreto Genova, senza il quale non sarebbe stato costruito. Vengo alla sua domanda. Siamo felici? No. L'obiettivo era la revoca e non dare loro un centesimo. Li ho perso io. In parte hanno vinto loro, questo sì perché sono rimasti lì, ma oggi non ci sono più. La critica che io esprimo nei confronti di Salvini è una critica nei confronti dei comportamenti che lui ha portato avanti, cioè di quella propaganda esclusivamente finalizzata alla ricerca del consenso. C'era un problema? Evidentemente sì, ed era quello dell'immigrazione clandestina. Bisognava affrontarlo seriamente con dei tavoli tecnici, dei tavoli governativi, oppure bisognava fare un tweet con uno con una mano alzata che dice stop, porti chiusi. Lui ha fatto questa seconda e non è possibile non criticarlo. Perché dall'altra parte invece condivido i decreti di sicurezza? Quei decreti di sicurezza non violavano né la Costituzione italiana e non violavano neanche le leggi internazionali della navigazione. E dicevano semplicemente una cosa: se tu stai entrando nel mare, la cui responsabilità giuridica è di un'altra nazione, in violazione delle leggi del mare, non lo puoi fare. La mia responsabilità da ex ministro attraverso la Guardia Costiera era sulla sicurezza delle persone sopra l'imbarcazione fino all'attracco a un molo italiano. Dopo, tutte le altre operazioni, quando sbarcavano sul suolo italiano, era esclusiva competenza del Ministero dell'Interno e del Ministro dell'Interno. Quando lui mi scarica addosso in un capitolo di quella memoria difensiva, lì è ovvio che mi arrabbio ed è ovvio che dico non è possibile che si faccia politica in maniera così falsa. Io non direi, guardi, che siamo al governo con la Lega, questo è un governo di unità nazionale, è un governo che nasce attraverso in conseguenza dell'azione di un personaggio che rimane più in Arabia e quindi noi entriamo in questo governo principalmente per dare una mano.
e secondariamente per difendere le nostre battaglie che sono già diventate le conquiste. Facile questo? Difficilissimo. I bruciori di stomaco sono incredibili, quindi questa non è facile, però penso che sia un nostro dovere, considerati i voti che abbiamo preso nel 2018. È prematuro, qualche cosa che non va c'è e qualche cosa che dobbiamo dire al ministro Cingolani c'è. Stiamo lottando ora sul decreto semplificazione perché la Lega vorrebbe azzerare il codice degli appalti e le mafie tutte sono lì che si stanno fregando le mani, sapendo bene, forti delle loro imprese, dei loro prestanome, che senza regole si può entrare molto di più nei tanti cantieri che apriremo con il recovery plan. Non ci sarà mai una segreteria nazionale del Movimento 5 Stelle che impone a Milano, piuttosto che a Torino, piuttosto che a Roma, un nome o un programma. Si attinge dal territorio. Nel territorio, ragazzi, siamo all'opposizione di tantissimi sindaci, di tantissime giunte, anche regionali del Partito Democratico, e loro sono all'opposizione dei nostri sindaci. E i problemi ci sono, quindi è un percorso importante, perché è vero che in questo caso dobbiamo fermare le destre, perché se le destre fossero state al governo durante la pandemia con le fake news da Salvini in giù che sono state dette, Dio ce ne guardi da questa cosa. Siamo molto diversi, siamo ancora molto distanti e quel principio di etica, di morale fondamentale deve crescere tanto di più anche negli altri partiti, anche nel Partito Democratico. La responsabilità politica che deriva da un rigore etico è una cosa completamente diversa dalla responsabilità penale. La magistratura ha ritenuto che quel comportamento che lui ha confessato in quanto sbagliato non fosse un reato. Primo grado sì, secondo grado no. Però la responsabilità politica è un'altra cosa. Quindi io le scuse non le chiedo a chi comunque ha tenuto un comportamento che non era corretto, quantomeno politicamente. La morale e il rigore etico viene prima perché rappresenta la responsabilità politica del soggetto pubblico, oggetto in questo caso, ma in generale d'Urigon, che la responsabilità penale. Sono due cose diverse. Non importa che d'Urigon abbia o meno commesso un reato. Quella splendida inchiesta che è stata fatta fa trapelare un fatto oggettivamente constatabile di una persona che parla della cosa pubblica in maniera tale da renderlo incompatibile con il ruolo pubblico. E la questione etica, la questione morale, ora che con Conte il Movimento 5 Stelle tornerà ad essere forte, torneranno ad essere centrali.